Unboxing delle Xiaomi Pistons 2 dai Fulcrum. Ciao a tutti amici di Fulcrotech, in questo video andremo a fare l'unboxing delle Xiaomi Pistons 2, cuffiette che si trovano a poco prezzo, circa 15 euro. Si dice che diano del filo da torcere alle cuffie ben più costose, quelle ad esempio le Sennheiser CX302. Quindi andiamo a vedere subito la scatola, che è fatta in cartoncino. Qua troviamo il logo Xiaomi e nel retro troviamo alcune specifiche. Ora metto a fuoco. Ok, come possiamo vedere sono scritte completamente in cinese, quindi non ci capiremo niente. Vediamo un po' che troviamo il peso di 12 grammi e la frequenza che va dai 20 ai 20.000 Hz. Ritorniamo qua e andiamo a spacchettarle. Nella custodia in sé troviamo dei disegni e delle scritte in cinese. Qui troviamo subito la scatola con le cuffie avvolta da un coso di plastica. La scatola sembra così, la scatola di un gioiello, molto molto ben fatta, è molto bella anche esteticamente. Quindi andiamo a togliere questo e ad aprire la scatola. Subito troviamo un avvolgicavo con le cuffie in sé. Andiamo a vedere cos'altro c'è nella scatola. Infatti troveremo tre set di gommini. Un attimo che non si vedono, che ora dovrebbero vedersi. Troviamo tre set di gommini aggiuntivi e una clip per poterle attaccare a una t-shirt. Come dicevo, troviamo tre set di gommini oltre a quelli già installati, quindi troviamo dei gommini S che io ho installato nelle cuffie, dei gommini M e dei gommini L, in più questi gommini che sono abbastanza grandi. Andiamo a vedere l'avvolgicavo in sé, avvolgicavo in plastica morbida che ha un odore di cioccolato, ed è vero, ha proprio un odore di cioccolato. Poi vediamo in bella mostra il jack, che è veramente bello. Un attimo che zoom. Qui vediamo il jack, è bello in metallo dorato. Poi il telecomando con i tasti volume e il tasto per rispondere dall'altra parte, e le cuffie in sé che anche se sono in metallo dorato. Andiamo a togliere dall'avvolgicavo. L'ho messa la meno peggio, tutte attorcigliate. Ok, scusate l'interruzione, ma c'è stato un piccolo problema tecnico, quindi ritorniamo da dove eravamo rimasti, cioè col parlare delle cuffie. Cuffie in sé che sono molto belle, come possiamo vedere in un motivo a cerchi. Provare a farvi vedere, ma non penso si veda, che va sia da questa parte che qua. Qua troviamo tre cerchi lucidi, sempre dorati. Poi vabbè, qua vediamo il gommino, la parte in gomma sotto, la parte in gomma che nella cuffia destra fa anche segnalare che quella è la cuffia destra, appunto. Infatti se, non so se si vede, ma c'è una piccola scanalatura che sta appunto a segnare che quella è la cuffia destra. Andiamo a vedere il telecomando, che forse è la parte più di design delle cuffie. Infatti, come potete vedere, abbiamo i tasti del volume qua sopra, è quello play, pausa, attacca e risponde alle telefonate sotto, col microfono che sta al centro dei due tasti volume. Anche qua stessa rifinitura delle cuffie, molto molto bello, mi piace veramente tanto. Per il cavo, che qua sembra ricoperto di tessuto, qua è ricoperto di tessuto,
che penso sia proprio per evitare che si aggrovigli. Qui abbiamo anche il jack, anche qua cura quasi maniacale dei dettagli. Infatti troviamo un jack sempre in metallo con la stessa rifinitura delle cuffie del telecomando, che personalmente mi piace veramente veramente tanto. Quindi boh, penso di aver detto tutto. Ovviamente non ovviamente, forse andrò a fare una piccola recensione dopo che le avrò usate per un bel po', ma sono comunque pareri abbastanza soggettivi, quindi non penso di andare a fare una recensione di queste cuffie, perché comunque se possono piacere a me, ad alcuni non possono piacere per come suonano, dato che cioè i bassi sono molto molto pronunciati e comunque senza coprire gli alti e i medi, che comunque sono ben udibili, cioè lo provate con del rap, dell'elettronica e comunque non si sentivano solo i bassi. Quindi comunque queste cuffie mi hanno veramente veramente stupito, cioè costano quanto? 15 euro penso. Sì, le pagate sui 15 euro se non ricordo male. Sono arrivate dopo quasi 2 mesi, perché ovviamente dalla Cina ci impiegano un botto. Comunque, per ora mi hanno stupito in positivo, ovviamente, perché la qualità del suono è veramente veramente pazzesca. Cioè i bassi sono potentissimi, non so se mi spiego. Quindi per questo video penso sia tutto. Se avete qualche domanda, ovviamente non esitate a commentare, cercheremo di rispondere al più presto. Ovviamente iscrivetevi per non perdervi neanche un video del nostro canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!